tutti, bentornati su In Viaggio col Tubo. E bentornati a Delhi. Beh, nel traffico di Delhi. Nell'ultimo video vi abbiamo portato nella parte più antica della città e ora passiamo a quella più moderna, alla ricerca dei posti più interessanti per un itinerario di 3 giorni, cominciando dalla zona più vicina a Vecchia Delhi. Entriamo ora al Forte Rosso. Questo complesso, parte del patrimonio UNESCO, è stato costruito nel 1638 dall'imperatore Shah Jahan, che è lo stesso che ha fondato Vecchia Delhi, per capirci, ed è stato abitato dagli imperatori della dinastia Mughal per circa 200 anni, finché gli inglesi non esiliarono l'ultimo imperatore. Ad ovest, verso la città, si trovavano gli edifici militari, che sfortunatamente vennero distrutti dagli inglesi, che però ebbero almeno il buon senso di salvare i sontuosi edifici della parte est, quella che dà sul fiume e dove viveva la famiglia reale. Ad ogni modo, oggi ci vive qualcun altro. E corre! Fai il giro, è sopra di te. Gira. Dopo l'infruttuosa caccia agli scoiattoli ci spostiamo in un'altra zona della città per vedere il Lugran Senchi Baoli, uno dei tanti pozzi a gradini diffusi in questa parte dell'India. I baoli sono strutture antiche in cui l'acqua può essere raggiunta scendendo una scalinata. Il posto è molto affascinante, tanto che oggi la funzione originaria è stata soppiantata da un nuovo utilizzo, location fotografica per Instagrammer. Proseguiamo il nostro giro senza andare troppo lontano, solo fino al Jantar Mantar. E qui ci sono parrocchetti che volano. Oltre ai parrocchetti che volano, che cos'è questo posto? Allora, è un complesso di edifici, in realtà sono 13 ma sono sparsi in 5 città dell'India. Qui ce ne sono solo 3 e questi edifici sono in realtà strumenti astronomici. Quindi sicuramente un posto che piacerebbe ad Adrian di Link for Universe, ma noi diamo un'occhiata. Questi strani strumenti sono stati costruiti nel 700, quando l'imperatore ordinò di revisionare i calendari. L'edificio strumento principale è la gigantesca meridiana, formata da un triangolo la cui ipotenusa lunga 40 metri è parallela all'asse terrestre e punta verso il polo nord. Questo quindi è il polo nord, esatto, dritto davanti a noi. Dritto davanti a noi, molto molto in là, farà freddo, più fresco che qua. Sicuramente. Con questo edificio si misurano i giorni più brevi e lunghi dell'anno ed è anche in grado di indicare il mezzogiorno in varie città del mondo. E poi ci sono questi due strani cilindri che sono molto belli ma non abbiamo esattamente capito a cosa servono. È quasi il tramonto e noi andiamo al Gurudwara Bangla Sahib. Si pronuncerà così? Probabilmente no, ma è uno dei più importanti templi Sikh di Nuova Delhi. Punto nel 600 abitava un guru che durante un'epidemia di vaiolo e colera si prendeva cura dei malati offrendo loro l'acqua del suo pozzo. In realtà anche il guru si ammalò e morì e nonostante questo l'acqua che c'è qui è ritenuta avere poteri curativi. E finalmente è ora di cena. E è probabile che alcuni di voi si stiano chiedendo: è possibile mangiare senza glutine in India? Sì, lo è. Infatti siamo in questo ristorante che si chiama Saffron e quello che sto mangiando io è senza glutine ed è anche vegetariano. Combo stasera, combo. Io invece ho preso qualcosa di piccolino perché non ho molta fame. Sono patate ripiene di crema di patate e c'era qualcos'altro, non me lo ricordo più. Buon appetito! Oltre ad essere abbastanza piccante, l'uvetta non è uvetta, sono gli acini del melograno.
Meglio. Meglio, è buono. No, è buono, però è veramente piccante. E secondo lui era un po' piccante, quindi... Vabbè, mi hai preso la bevanda dolce per compensare. E dopo cena facciamo un salto all'enorme porta dell'India, che anche se sembra un arco di trionfo, è in realtà un monumento ai caduti. Bene, dalla porta dell'India vi salutiamo, la giornata finisce qui. Ma no, il video su Nuovo Delhi, ci vediamo domani. A domani. A domani. E buongiorno, bentornati a Nuova Delhi. Bentornati, allora, oggi è giornata un po' particolare perché è un giovedì random e il primo ministro ha deciso bene di venire a Nuova Delhi a fare il turista, quindi molti posti sono chiusi perché lui deve fare la visita. Al momento il primo ministro è più importante di Giorgio Martina, al momento al soltanto. Momento. Quindi per il momento appunto diamo a lui l'opportunità di visitare questi posti. Sì, comunque montiamo questa giornata con tutto quello che potete vedere in una giornata. Domani ci sveglieremo all'alba e faremo il doppio delle esatto. cose. Dovremmo quindi fare così. Voi vedrete oggi tutto esatto. intero, come sarebbe dovuto essere. Come sarebbe essere. Dovuto essere, quindi cambi d'abito eccetera, non fateci caso. Prima tappa, dove siamo? Al Purana Kila. Fondata nel 500, questa è una delle più antiche cittadelle fortificate di Nuova Delhi. Certo, più che una cittadella sembra un giardino, questo perché la maggior parte degli edifici sono andati perduti. Non tutti però. C'è questa moschea dove venivano a pregare il sultano e la sua corte. Questa torre ottagonale che fungeva da osservatorio e libreria all'imperatore Humayun, che morì qui scivolando dalle scale. E a questo imperatore è anche dedicata una delle porte della cittadella. E questa è la porta sud che si chiama Porta di Humayun, forse perché è stata costruita da lui o forse perché da qui, se non ci fossero tutti quegli alberi, si vedrebbe la sua tomba. Dopo la morte dell'imperatore, infatti, la moglie commissionò un'opera monumentale che rappresentasse il paradiso in terra e dove il marito potesse riposare in pace. Il mausoleo in sé è un grande edificio rivestito in marmo bianco, simmetrico sui quattro lati e posizionato al centro di un giardino, che viene tagliato in quattro da due corsi d'acqua. Questa è la prima tomba giardino di questo genere e verrà presa ad esempio per le successive tombe Mughal, tra cui il Taj Mahal. E dopo aver visto la prima tomba giardino Mughal, vediamo anche l'ultima, quella di Safdarjung, costruita a metà del 700, quando la dinastia era ormai in declino. Anche se le caratteristiche base sono quelle della tomba di Humayun e del Taj Mahal, questo mausoleo è meno imponente e slanciato. Le decorazioni non sono così elaborate e la posa delle pietre non è molto precisa, ma noi lo apprezziamo per una caratteristica particolare, ovvero la mancanza di folla. È l'ora del tramonto e noi siamo venuti ai Lodi Garden. Lodi, proprio come la città di Lodi. Sono proprio di fronte alla tomba che abbiamo visto prima e siamo venuti qui più che altro perché erano aperti. Sì. Ma in realtà sono molto carini, quindi fateci un salto anche voi, magari al tramonto. È tramontato e adesso vi portiamo a vedere qualcosa che non c'entra nulla con le altre cose che abbiamo visto oggi. Si tratta dell'Hanuman Mandir, un tempio indù dall'aspetto molto particolare. Dominato da una gigantesca statua del dio Hanuman, ha un'architettura labirintica, con porte che hanno forma di fauci e stanze super decorate. Ma anche la nostra esperienza in questo tempio è molto particolare. Appena entrati veniamo accolti da quello che dovrebbe essere un monaco che ci fa da guida. Comunque, dopo averci parlato in hindi, ci fa un rito per la buona fortuna che non abbiamo chiesto. E quando finisce ci chiede un'offerta dell'equivalente di 10 euro.
Girando per il tempio scopriamo che praticamente in ogni stanza, anche in quella dove ci sono le chiappe della statua di Hanuman, c'è una di queste persone che vuole farvi una benedizione o spiegarvi qualcosa in una lingua che non capite, in cambio di una liberissima offerta. Nonostante tutto, questo è un posto che assolutamente vale la pena visitare, quindi quello che abbiamo fatto, che poi è il consiglio che diamo a voi, è lasciare nel portafoglio solo pochi spiccioli, in modo da poter dimostrare che purtroppo i contanti sono finiti, e quindi è inutile insistere. C'è da dire che anche se è una trappola per turisti è molto scenografico. E dopo essere stati rigurgitati da una tigre si va a mangiare. E anche il ristorante di questa sera è a Connaught Place, ma questo ha uno stile un po' più occidentale e c'è musica dal vivo. Noi ovviamente l'abbiamo scelto per il senza glutine e a proposito io prendo il pollo tikka masala. Io invece del montone, fatto sempre con spezie indiane, ma in un piatto che è una piadina. Questo ovviamente non è senza glutine. Paghiamo il conto e ci prepariamo all'ultimo giorno a Nuova Delhi. Tra l'altro non vi abbiamo ancora detto come spostarsi a Nuova Delhi. Ovviamente potete prendere la metro o il rickshaw, ma noi abbiamo optato per il servizio taxi dell'hotel, che ci permette di avere un tassista a nostra disposizione tutto il giorno, a circa 20 euro per 8 ore. Detto questo, possiamo cominciare col nostro ultimo giorno a Nuova Delhi, che parte con la visita al complesso di Qutub, dove si trova il minareto in mattoni più alto del mondo, appunto il Qutub Minar. Andiamo a fare un giro. Il minareto, alto 72 metri e mezzo, è stato costruito, così come anche gli altri monumenti del complesso, agli inizi del 200, durante il regno del primo sovrano del sultanato di Delhi. Qui ci sono anche i resti della prima moschea eretta in città, e pare che per la sua costruzione furono usati materiali recuperati dalla distruzione di ben 27 templi. Un po' in disparte dal resto del complesso si trova lo Alai Minar, che è il tentativo di minareto in mattoni più alto del mondo. Il committente infatti voleva realizzare una torre alta il doppio del Qutub Minar, ma quando morì i lavori vennero interrotti e non è che fosse stato realizzato ancora un granché. Allora, pausa un attimo, parliamo un attimo di questa cosa. Allora, un Qutub Minar super affollato. È molto bello, ma appunto forse abbiamo scelto il giorno sbagliato perché ci sono anche le scolaresche. Sì. E soprattutto ho scelto l'abbigliamento sbagliato, nel senso che io mi sono vestita così per fare delle belle foto, cosa impossibile perché ovunque ci fermiamo si forma una folla assurda. Ti chiede il selfie con Martina e a volte anche con me, ma questo sempre ovunque. In realtà sì. Sì, ora di più perché ho il sari, ma in realtà un po' in generale è così. Al giardino dei cinque sensi. Sì, che è un'ottima tappa dopo il Qutub Minar con quel caldo, anche qui fa caldo ma ci sono tanti alberi per stare all'ombra. Sì. E alcune zone sono molto imbarazzanti da attraversare perché ci sono un sacco di coppiette che comiciano sotto gli occhi. Sì, ci fa anche un po' tristezza perché ci fa rendere conto che non abbiamo più 16 anni, però va bene così. Scoiattoli, uccellini a natura, un bel posto, una piccola oasi dove rilassarsi, a meno che come oggi non ci siano le scolaresche che urlano e corrono dappertutto e vi vengono addosso, però in generale dovrebbe essere più rilassante. È un bel posto, è anche piuttosto economico, quindi va bene così. Ma proseguiamo, diciamo, rimanendo in tema fiori. Sì. Relativo ai fiori, perché siamo al Tempio del Loto, che è un tempio a forma di fiore di loto con tutti i petali, molto bello. Sì, ed è un tempio un po' particolare. Sì. Perché potete entrare e diciamo pregare qualsiasi religione vogliate. No. Esatto. È un po' particolare, non abbiamo esattamente ben capito che religione si tratta, ma il tempio è molto bello. Sì. Anche da dentro, anche se non ve lo possiamo far vedere, voi però entrate. Sì, tra l'altro da qui chiudiamo anche il nostro girone a Delhi. Ringraziamo l'Italia per averci dato la possibilità di visitare questa città. Ma
il nostro viaggio in India non finisce qui. No. Infatti, se ci seguite sui social, saprete che nel prossimo video vi porteremo a scoprire... E qui c'è un beep, perché se ci seguite lo sapete, se non ci seguite... Sorpresa! Peggio per voi, sorpresa! Al prossimo video! Ciao! Ciao, ciao!